Davilla, Cesaro Antimo, Carrozza, ci siamo? Non mi pare di vedere mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 432, votanti 418, astenuti 14, maggioranza 210, favorevoli 273, contrari 145, la Camera approva. Ora passiamo agli aggiuntivi, sono gli identici 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06. Da pagina 21 a pagina 23 del fascicolo. Se nessuno chiede di intervenire, con il parere contrario del relatore di maggioranza... Scusi, non ho capito. Sì, vuole intervenire? Prego. Ma è un emendamento che io personalmente ritengo molto significativo, non a caso è stato presentato anche poi da molti altri colleghi un emendamenti analoghi, che punta anche, diciamo, in conclusione ad un dibattito che abbiamo avuto in commissione, ma che è un dibattito annoso, a provare a stabilire una volta per tutte che è un diritto, diciamo, che ogni automobilista ha, ma potrei dire ogni cittadino, di fronte al fatto che il suo automezzo riceva un danno per cui ha diritto ad un indennizzo all'interno di un incidente, a farlo riparare da chi lui crede e non da chi crede la compagnia assicuratrice o altro. Qui non si tratta ovviamente sempre di difendere, come qualcuno ha detto, gli autoriparatori, che pure sono una categoria importante in questo Paese. Sicuramente, diciamo, anche con un livello di concorrenza interna molto superiore a quella delle compagnie assicuratrici. Si tratta molto banalmente di difendere il diritto di ciascuno di noi, quando ha ricevuto un danno, di decidere qual è il modo migliore per porre rimedio a quel danno come è da diritto rispetto al fatto che siamo assicurati. L'idea che tutti gli autoriparatori siano